Buongiorno ragazzi, ma soprattutto, anche se in modalità virtuale, benvenuti all'Università del Missouri. Io mi chiamo Luca Nardo, sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e quest'oggi voglio raccontarvi una storia. La storia che ho in mente di raccontarvi si colloca nel contesto di un dibattito culturale che ha coinvolto intellettuali di tantissime estrazioni per secoli. La domanda in sé per sé è semplice. Può la vita essere ricondotta ad un insieme di fenomeni, di regole, di reazioni chimico-fisiche esattamente del tipo di quelle che contraddistinguono la materia inanimata? Oppure c'è qualcosa di più e di qualitativamente diverso che caratterizza gli esseri viventi? La nostra società moderna ha dato una risposta abbastanza netta a questo quesito. Sì, il metabolismo, cioè quell'insieme di fenomeni e accadimenti che contraddistinguono e rendono possibile la vita, si basa sulle leggi della fisica e quindi subordina anche della chimica. Tant'è vero che oggi studiamo due discipline, la biofisica e la biochimica, che rispettivamente si prefiggono di andare a determinare quelli che sono i principi fisici e chimici che sottendono appunto il metabolismo, l'attività metabolica. Breve digressione, visto che questo in fondo è un'attività di orientamento, io sono un biofisico e all'Università del Missouri esiste un laboratorio di biofisica ed esiste la possibilità di studiare biofisica già dalla triennale e anche alla laurea specialistica. Detto questo, la domanda non è affatto peregrina. In effetti, il sistema vita, tutti i sistemi viventi, sembrano essere fatti apposta per contraddire tutto quanto noi osserviamo nei sistemi inanimati. Di tutte le tantissime leggi fisiche che voi avrete studiate a scuola, al liceo, ne ricordiamo un paio che sono particolarmente rilevanti per il discorso che segue. La prima ha a che fare con, anzi, entrambe le leggi hanno a che fare con l'equilibrio di un corpo. Allora, la prima legge è che quando io ho un sistema molto semplice, costituito da un solo corpo, il corpo stesso, se lascio evolvere il sistema, tende alla sua posizione di equilibrio, che è una posizione in cui la sua energia, l'energia associata al suo moto e alle forze che agiscono su di lui, è minima. Okay? Tuttavia è vero anche che se io conferisco energia sufficiente al corpo, questo può scappare dalle forze attrattive che lo tenevano imprigionato alla sua posizione di equilibrio. Questo fatto, cioè a dire l'evoluzione di un sistema fisico verso la situazione di equilibrio che è costituita da uno stato di energia minima, è assolutamente generale e vale anche per i sistemi più complessi formati da innumerevoli corpi, come può essere un sistema di molecole all'interno di un recipiente oppure di un materiale. Soltanto in questo caso esso è contemperato da una tendenza naturale del sistema, dovuta al fatto che le particelle che lo compongono hanno ciascuna un'energia e quindi possono scappare alle interazioni che dovrebbero tenere il sistema frizzato, come al Grande Fratello, nella posizione di equilibrio, possono scappare dalle loro posizioni di equilibrio per creare un certo caos. Io volevo esemplificarvi questa cosa, proiettandovi un filmatino, se me ne date l'occasione. Io prendo una scatola di cioccolatini, bella trasparente, la riempio di palline, in primo luogo tutte rosse, poi dopo avrò un secondo filmato, in cui le palline sono metà rosse e metà blu, e metto nel mezzo della confezione un setto di cartone che permette alle palline di andare soltanto lentamente da una parte all'altra.
e poi agito. Vedete che ci sono due filmati che vanno in parallelo, uno diverso dell'altro. Uno in cui da una parte si parte con una condizione di ordine, tipo in questo caso palline blu tutte da una parte, palline rosse tutte dall'altra. L'altro in cui c'è una condizione di progressivo disordine e si evolve verso la condizione opposta. Ora, io credo che nessuno di voi abbia dubbio nel dirmi che il filmato che va dritto, che va per il verso giusto, è quello che vediamo sulla nostra sinistra, perché c'è lo specchio della telecamera, ok? Quindi quello che evolve verso un progressivo disordine. Perché questo? Perché se le palline sono tutte uguali e non sono soggette ad alcuna forza, non interagiscono tra loro, sono tutte sul pavimento della scatola, quindi hanno la stessa energia. A parità di condizione energetica, ci sono molti più modi di ottenere una configurazione macroscopica del sistema per cui le palline sono un po' a destra e un po' a sinistra, che non tutte le palline ordinate da una parte, oppure tutte le palline rosse da una parte, tutte le palline blu da un'altra. Sì, se io ho una pallina blu Pippo e una pallina blu Pluto, che sono identiche, una sta da una parte del setto, una sta dall'altra parte del setto. Io dall'esterno vedo soltanto una pallina di qua e una pallina di là. Posso fare un'altra configurazione per me del tutto identica girando tipo con tutto. Ma se quelli devono restare dalla stessa parte del setto, mi sono fregato, di configurazione ce n'è una sola. Quindi la configurazione disordinata con Pippo di qua e Pluto di là è più probabile, proprio sul piano statistico, non è. Questa è l'altra legge fondamentale che regola il progresso dei sistemi complessi fatti di tante molecole, di tante particelle verso il punto. Ora, se voi mi permettete, io ho preparato qualche diapositiva per seguire la discussione in maniera un pochettino più facile, perché per quanto cercherò di operare con le mani, sono concetti complessi. Anzi, c'è una presentazione che se qualcuno la vuole è un po' più articolata e ve la mando volentieri. Come vedete, io ho chiamato questa presentazione il grande inganno, come gli esseri viventi rispettano ed aggirano le leggi della fisica. Veniamo quindi al punto, alla grossa contraddizione della fisica della vita. Abbiamo appena detto essenzialmente i fenomeni che coinvolgono la materia inanimata vanno verso il cosiddetto equilibrio termodinamico, cioè qualsiasi reazione parte da uno stato, detto dei reagenti in generale, con un certo tasso di probabilità si evolve verso uno stato detto dei prodotti. E la reazione inversa è anche possibile, ma con un tasso molto meno elevato. E l'equilibrio dinamico si raggiunge quando lo stesso numero di particelle per unità di tempo di reagente si trasforma in prodotto, quante particelle di prodotto si trasformano in reagente. Allora l'equilibrio effettivamente è dato in termini delle relative concentrazioni di specie. Non voglio entrare nel dettaglio, quindi zoom velocemente. Però c'è questo esponenziale, questa regoletta che lega il tasso di probabilità di reazione diretta e inversa all'equilibrio di concentrazione tra le varie specie da una grandezza fisica, e qui mi piacerebbe che voi apprezzaste la straordinaria sintesi della nostra disciplina, della fisica, una funzione, una riga di conticini che tiene dentro tutto quello che io ho detto fino ad ora. L'energia libera di Gibbs, la funzione energia libera di Gibbs. Sotto il denominatore vi faccio notare che c'è l'energia termica, quindi l'energia di cui è dotata in media ciascuna delle particelle che costituiscono un sistema complesso, in virtù del fatto che il sistema
sta a una determinata temperatura. E voi sapete l'energia cinetica della particella. Bene. Allora, se io voglio disegnare uno stato per fumetti del sistema, sappiamo che questo qui è lo stato dei reagenti, questo è lo stato dei prodotti e tendenzialmente, come abbiamo detto sopra, lo stato dei prodotti è uno stato di energia libera di Gibbs inferiore allo stato dei reagenti e quindi l'equilibrio procede dai reagenti ai prodotti. Può darsi che, come uno che va a fare una camminata, un avventuriero che va a fare una camminata, i reagenti debbano incontrare degli ostacoli da superare, dei monti da scalare prima di accorgersi delle barriere di potenziale, si chiamano, da scalare, prima di accorgerci che al di là del monte c'è una valle, quindi una vallata più ridente, e raggiungerla per poi restarvi imprigionati essenzialmente. L'altezza di questa montagna mi dà la velocità con la quale la reazione avviene. Perché? Perché io, dato che ho un'energia a disposizione, un pochettino come lo stato marmite pallina, no? Se io ho una determinata energia di movimento a disposizione, la probabilità di uscire dalla pallina è fissata, dalla marmite è fissata. Se io ne ho di più, ovviamente esco con maggiore probabilità. Però fissata la temperatura, io ho una determinata probabilità di arrivare in cima alla montagna per poi accorgermi che di qua sto meglio. Va bene? Benissimo. Allora, perché energia libera? Fino ad ora io ho parlato in termini di energia oppure di disordine. L'energia libera, che è questa qua, e come vedete, detta la condizione di equilibrio, quindi il rapporto stechiometrico di concentrazione tra reagenti e prodotti all'equilibrio dinamico, ricordo. Ecco perché l'energia libera è fatta da due pezzettini. Una che mi dà l'energia in quanto tale delle singole particelle, data dalle interazioni comunque e dal campo in cui sono immerso, dal campo di forza in cui sono immerso, quella che avete studiato quando parlavate della pallina dentro un ambito di potenziale. L'altra misura lo stato di disordine del sistema e le due non vanno di pari passo, si contrastano a vicenda, cioè uno stato a energia minore ma più ordinato può essere meno stabile di uno stato più disordinato anche con un'energia maggiore. E l'equilibrio tra i due effetti che contraddistinguono appunto il procedere del sistema mi dà il risultato finale, cioè la zona in cui io arrivo, l'evoluzione del sistema. La ricetta, incapsulata in questa semplice formuletta, mi dice che il sistema inanimato tende a risparmiare energia e correre verso il disordine. E la tendenza al disordine è pesata ovviamente per l'energia disponibile per singola particella. Perché questo dovrebbe mai interessarci? Perché se io adesso vi mostro due caratteristici sistemi biologici, voi vedrete che fanno apposta, come dicevo prima, a infrangere tutte le regole possibili e immaginabili del senso comune della materia inanimata. Questa è l'intercapedine, l'interfaccia attraverso una membrana cellulare. E vedete che tutte le palline blu sono da una parte, e tutte le palline rosse sono dall'altra, quelli sono ioni sodio e ioni potassio. Il sistema permane in uno stato di bassa S, quella funzione sta di bassa entropia, ho detto il nome, fa niente. Un sistema assolutamente ordinato e controintuitivo. È come se io scrollisco la mia scatola di cioccolatini e arrivo allo stato in cui le palline rosse sono tutte da una parte e le palline blu sono tutte dall'altra. È come, in qualche modo, se il metabolismo, la vita, giocasse con Madre Natura una partita a poker in cui rispetta formalmente tutte le regole, ma continua a bleffare allo scopo di ingannare l'avversario. Sapete quando questo sistema ordinato cessa? Quando la cellula muore,
torna all'equilibrio termodinamico tipico della materia animale. Allora la vita è qualcosa d'altro. Vediamo un altro esempio. Prendiamo una reazione molto molto semplice, la reazione di respirazione cellulare. Allora, la reazione di respirazione cellulare trasforma zucchero e ossigeno in anidride carbonica, acqua ed energia che poi noi utilizziamo per il nostro metabolismo. È una reazione, chiaramente, se genera, se espelle energia, è una reazione che porta il sistema dei reagenti, ossigeno e zucchero, ad un sistema di prodotti che stanno su uno stato di energia minore. Fin qui tutto bene. Ok, benissimo. Allora adesso io immagino di mangiarmi una torta. Nel frattempo, ovviamente, che mangio una torta, continuo a respirare l'ossigeno perché non è che mangio in apnea. Risultato, genero acqua, sudo come un maiale, genero anidride carbonica, quindi buffo. Sì, è vero che quando uno mangia pesante ha difficoltà di respirazione, ma tipicamente non è che gli viene il fiatone, e sviluppo energia di cui però non so cosa farne, e quindi sapete voi, l'energia nello stato più deteriore, quando elimino l'energia, per esempio per attrito, se prendo la cerniera del maglione, faccio no, del maglione, non dei pantaloni, perché sennò mi faccio molto male, sviluppo calore. Quindi io mi scaldo come un pazzo, sudo come un maiale e buffo. Non è quello che avviene se io mangio troppo. Quello che avviene tutt'al più è qualcosa di simile, che ingrasso. Ingrasso e quindi genero in qualche modo tutt'altro che anidride carbonica e acqua. Quindi, oltre che vivere in uno stato di ordine, io vivo in uno stato fuori dall'equilibrio termodinamico, perché non compio la reazione che invece dovrei compiere, perché è una reazione termodinamicamente molto favorita. Qual è l'inganno? Qual è il buffo? O meglio, visto con una mentalità più finalistica, com'è possibile che le reazioni metaboliche avvengano soltanto quando sono funzionali alla vita? Quando mi serve che avvengano? Ragazzi, è essenziale perché altrimenti un sistema perfetto come il nostro, calibrato come il nostro, non potrebbe stare in piedi. Io devo decidere quando far avvenire una reazione, non posso correre verso il disordine e verso il caos, perché va tutto a paperasso. Allora, la prima risposta, come faccio a fare ordine in un universo che è caotico? La prima risposta è, proviamo la nostra solita reazione. E facciamo un esperimento, immaginiamo di fare un esperimento, credo non ce ne sia bisogno di farlo, no? Prendiamo delle zollette di zucchero, le mettiamo su un cucchiaino e le mettiamo ad avanzare la sera. Andiamo a letto, ben tranquilli, chiaramente lo zucchero è esposto all'ossigeno, credo che nessuno di voi si aspetti che la mattina dopo trova dell'acqua nel cucchiaino. Perché questo? Eppure, questa è materia inanimata e dovrebbe correre verso l'equilibrio. Dovrebbe correre o dovrebbe procedere a una velocità che è dettata dall'altezza della montagna che lo zucchero e l'ossigeno devono superare prima di accorgersi che stanno meglio sotto forma di anidride carbonica ed acqua? La risposta è nella cinetica della reazione. Cioè a dire, se io torno tra 1 milione di anni, veramente trovo l'acqua, ma tra 1 milione di anni non mi interessa né a me né a voi, anche se siete più giovani, perché nessuno di noi ci sarà più. Quindi, sfruttare reazioni che hanno un elevato potenziale di attivazione per conservare lo stato dei reagenti fuori equilibrio in maniera indeterminata, per un tempo indeterminato, è un ottimo trucco che il nostro metabolismo usa in maniera massiccia.
Però ci sono anche degli istanti, delle fattispecie in cui io invece devo avere pronta energia esplosiva comando. Cioè, nel momento in cui io vado sotto sforzo, devo poter sapere che ho immagazzinato, bloccato lì lo zucchero da far reagire, pronto per farlo reagire con l'ossigeno e generare energia che poi utilizzo per esempio per il movimento. Come faccio? Cioè, quella è una reazione che ha un elevato potenziale di attivazione e resta elevato il potenziale di attivazione. E quindi io cosa faccio? Aspetto 1 milione di anni per fare la passeggiata, per fare footing, e no, aspetto solo che blocchino il lockdown. Vediamo come fare questo. Allora, dicevamo che un potenziale di attivazione molto elevato è un ottimo trucco per bloccare una reazione spontanea che avverrebbe spontaneamente, cioè che tende verso l'equilibrio. Ma invece non ci aiuta quando io voglio farla scattare. C'è un altro trucco che è usato massicciamente dal nostro pochedista, il minimalismo, e si chiama catalisi. Che cos'è un catalizzatore? Il catalizzatore è un terzo reagente, ma non è veramente un reagente, una terza specie che interagisce transitoriamente con i reagenti, aiutandoli a formare il prodotto, in quale forma? Abbassa la barriera di potenziale, permette ai reagenti di vedere la valle vivente al di là della montagna, che fa un tunnel essenzialmente, crea una scorciatoia e poi però se ne va per la sua strada. Il catalizzatore resta assolutamente inalterato nella reazione, quindi non prende parte alla reazione netta, prende parte come aiutante. I catalizzatori, così tanto per cultura generale, nel metabolismo sono tutti proteine. E quindi è cruciale chiaramente la sintesi di proteine corretta, quindi cruciale è mantenere il corredo cromosomico il più possibile inalterato, e quindi per esempio non fumare, non respirare inquinanti, mangiare bene, mangiare conservanti, eccetera, eccetera. Scusate per la mia digressione, torniamo a me. Che cosa succede? Succede che quando arriva il catalizzatore, quando viene sintetizzato il catalizzatore, viene permesso al catalizzatore di entrare in contatto con i reagenti, questo li lega a sé, li porta vicini, gli permette di vedersi, magari li orienta anche nel verso giusto. Questo complesso legato tra catalizzatore e reagenti viene chiamato complesso attivato. Dal complesso attivato si formano poi con tutta calma, ma neanche con troppa calma, perché adesso si vedono bene, si piacciono subito, è amore a prima vista, i prodotti. E il catalizzatore, che non reagisce con i prodotti, non ha nessuna affinità per i prodotti, se ne va per la sua strada. E così ho triggerato la reazione. Resta un problema. Il problema è come faccio a far arrivare il catalizzatore solo quando ne ho bisogno e a evitare che resti in circolo per troppo tempo. Quindi, per concludere il grande inganno, dobbiamo capire come una reazione di catalisi può essere stoppata al momento giusto. Ovviamente non ci può essere un vigile che dice basta. Il momento giusto deve essere autodeterminato dal sistema. Allora, immaginatevi questa bella cosa, è veramente di un'eleganza allucinante. Allora, siccome il catalizzatore non è degradato, la reazione deve procedere fino a quando l'equilibrio non è raggiunto, quindi fino a quando gran parte dei reagenti non è trasformata in prodotto. Se io invece ho bisogno delle tracce di prodotto, questo è un guaio. Io non voglio mica, dopo che continuo a correre, continuare a far fuori energie sudate, fermarmi e tenermi lì i miei bei pannicoli adiposi per la prossima corsa. Immaginiamo che uno dei prodotti
per esempio quello che non mi serve. Avete visto che per esempio nella respirazione cellulare mi serve soltanto energia e sia acqua, che anidride carbonica sia un prodotto di scambio. È sufficiente che uno sia un prodotto di scambio. Lo prendo e lo faccio reagire con un altro composto che fa parte del cosiddetto substrato biologico, cioè qualche sorconata che trovo all'interno del citoplasma di una cellula, della cellula in cui sto lavorando. Ipotizzate che questa reazione invece non sia una reazione cineticamente lenta, non sia una reazione che ha bisogno di essere attivata, ma sia una reazione spontanea in senso stretto, cioè che avviene con una sua bella velocità. E in breve io di D, C mi serve, me lo tengo per fare quello che mi serve, ma D lo degrado tutto insieme a D per formare due. Questo qui è quella generale, di solito si indica sempre due reagenti, due prodotti, poi se sono tre, quattro, non fa niente, o se è uno solo fa niente. Ammettiamo che io produco un po' di F e un po' di G da questa reazione. Cosa me ne faccio? Ipotizziamo che anche G abbia la possibilità di reagire, di legarsi al catalizzatore. Anzi, che lo faccia meglio di A e B. Allora, mano a mano che io trasformo A e B in C e D, metto in circolo D che reagisce con E a formare G, e G si lega al catalizzatore impedendo ad A e B di procedere a legarsi. Così A e B non possono più fare C e D. Ma allora D non può più reagire con E e non può più creare G. E allora G si degrada e il catalizzatore torna libero per reagire con A e B. Lo vedete che è una reazione in cui tutti i passaggi sono attinenti alle leggi della fisica della materia inanimata. Però sono così combinati tra loro, chissà quanto tempo l'evoluzione ha dovuto lavorare, per ottenere un'ottimizzazione simile, no? Un incastro simile tra le reazioni tutte spontanee, tutte che tendono nominalmente verso il disordine, ma che insieme, come una grande squadra, formano questa fantastica macchina da guerra, no? E quindi è una reazione, cioè un insieme di reazioni accoppiate, che generano un sistema autoregolato in cui una determinata reazione tra i reagenti A e B si innesca e parte e procede solo fino a quando non ho C e D a sufficienza. Poi il D manda il messaggio di stoppare la reazione, inibendo il catalizzatore. Adesso io credo di aver dettagliato abbastanza, la presentazione è molto più ricca, avevo mezz'ora a disposizione scarsa, quindi chi la vuole mi contatta. E chi non la vuole, io sono qui per rispondere alle vostre domande e per ringraziarvi tantissimo della vostra attenzione. Grazie. E arrivederci all'insubrio, ovviamente.